You come here, ass. Fuck. Ora, per me il fatto di essere mediocre è un problema, ok? Io ne ho pure parlato con la mia psicologa, la quale mi fa: signorina, ma lei non è mediocre, lei si sente mediocre. Via, 60 euro. Lei soffre di bassa autostima. Bassa autostima? Oh, io sto pagando. Io per 60 euro mi voglio far sentire dire almeno che c'ho un disturbo borderline, ok? O comunque qualcosa che mi dia il fascino della pazza e maledetta, no? Qualcosa che mi dia una personalità, ma anche due, tre, perché no? No, bassa autostima. E questa mi tranquillizza e mi dice: no, ma signorina, questo ormai nella società attuale, con l'avvento dei social, è una patologia che colpisce più della metà della popolazione. Minchia, vedi, pure la patologia c'è un mediocre. Io comunque volevo curarmi e chiaramente l'ho fatto nel modo più mediocre possibile. Ho aperto internet, come tutti voi quando avete un problema, no? Che facciamo? Google. Ho cercato bassa autostima e mi è arrivato questo test su come aumentare la tua autostima in 3 semplici mosse in un sito che si chiama Efficacemente. Ora, che cazzo è un test per aumentare l'autostima? Cioè, nel momento stesso in cui ci clicchi, hai fallito, no? Come dire: sai cosa? Oggi voglio proprio sconfiggere il cambiamento climatico mentre stai guidando il tuo SUV, dirigendoti verso il McDonald's vestito da capo a piedi con cose di Shein, come cazzo si chiama, Zara dei poveri, questo colosso cinese che fa i vestiti a base di elastan, capitalismo e bambini morti, ok? Che cazzo è un test per aumentare l'autostima? Dai, è ridicolo. Ridicolo come me che l'ho fatto. Chiaramente. Primo punto era: uno, non avere paura di fallire. Paura. Paura è quando non sai cosa ti aspetta. Io sono un abitué del fallimento, ci sguazzo nel fallimento, ok? Sono la Schwarzenegger del fallimento. Due, considera i tuoi punti di forza. Punti di forza. Cioè, già il fatto stesso che io stia facendo questo test ti dovrebbe far capire che io punti di forza non ne ho. Cioè, in bare sono le 3 di notte, sono da sola a Torino nel mio monolocale al quinto piano senza ascensore, che pago a borsa di studio e sangue, mentre mangio lenticchie nel barattolo, bastoncini cotti nel microonde, dormo in un letto che in realtà è un divano, l'unico respiro caldo a fianco che ho è il phon. Che ridete? No, raga, quando è bello il phon, no? No, dai, voi siete persone normali o come me ve lo ficcate sotto le lenzuola per sopperire il calore umano che non avete? Dai, non sapete che cazzo vi perdete, ragazzi. Cioè, associare il rumore bianco al calore, diglielo, minchia, entri che sei in una nuvola, quella che io chiamo coccola dei depressi. Quanto è bello. Tra l'altro, l'unico calore che ancora la vita mi concede, quali devono essere i miei punti di forza? Dai. Ovviamente al terzo punto non ci sono arrivata, questo test è una cazzata, l'ho capito. Perspicace, Federica, come l'hai capito? Ragazzi, efficace, mente, lo dice la parola stessa. La parte avverbiale mente sta per menzogna. Quindi, come ho sconfitto la mediocrità? Ho capito, ho detto no, devo cambiare rotta. Ho chiuso Efficacemente e ho aperto Amazon. Ho scritto nella barra di ricerca ciò di cui avevo più bisogno in quel momento. Ho scritto felicità. Ora, sapete cosa vi spunta su Amazon se scrivete felicità? Tu che dici? Ah? I vibratori? No, birichino, almeno non il mio algoritmo. Il mio algoritmo mi ha mostrato positivamente. Un altro avverbio del cazzo, sì, che hanno usato per chiamare un integratore omeopatico per sollevare il tono dell'umore, nella cui confezione c'è pure uno smile giallo che sorride. Positivamente, lo Xanax dei mediocri, ok? Ovviamente ho comprato pure positivamente, ci manca, cioè, ovviamente, minchia, 6,90€, 30 compresse, minchia, manciate ne prendevo come se fossero popcorn, io fossi al cinema abbracciata al mio ragazzo, invece no, da sola a casa col phon. Ora io ve lo dico, l'unico modo per dare dignità a questo prodotto è questo. Io adesso torno a Torino, ok? Salgo tutti quei cazzo di 5 piani a piedi, piangendo, perché no? Mi butto nel mio divano letto e tento di crepare come una rockstar di overdose da positivamente. Solo, ve lo giuro, solo per far dire al telegiornale la notizia il giorno dopo. Sarebbe una cosa tipo: Torino, 28enne morta suicida, dall'autopsia risultata positiva al positivamente. Dai,
Quanto farebbe ridere? Troppo. E sarebbe pure un'ottima pubblicità, perché voi sareste dall'altra parte dello schermo e la cosa peggiore che pensereste è: quindi funziona. Quanti di voi lo comprerebbero per applauso? Eccoli qua. I mediocri, il mio pubblico. Grazie, io sono Federica Cammino, mi raccomando, seguitemi, non su Instagram, ma domani al TG Regione, il TG dei mediocri.